edizione della Kronerec di fronte. Stasera si sfidano i Let's Go e gli Start and Play. I Let's Go in rosso si schierano in campo con Lombardi tra i pali, Montilli che è il capitano, Franco con il numero 4, il numero 7 è Iozzi, giusto? No, io me lo dovete dire perché non lo grazie. Il 7 è Fella e l'altro chi è? Il 4 è Franco, il 7 è Fella e il 5 chi è? 5 ma perché questo partito? Gervasio. 5 Gervasio. Ok. Perfetto, mentre in panchina ci sono i cognomi Esposito e Iozzi. Perfetto, mentre per quanto concerne gli azzurri degli Start and Play, dei Let's Go, anzi attenzione Franco, buona parata del portiere, come si chiama il portiere capitano? Trimarco. Il portiere è Trimarco. Poi si schierano con Rotello, Covino, Corrado e Borrino. Borrino, chiedo scusa, a completare il quintetto titolare, mentre in panchina c'è il capitano Iorio. Borrino prova a gestire palla, passaggio a Corrado, ma c'è la deviazione di Fella che devia in fallo laterale. Rotello prova a smarcarsi dalla marcatura di Franco che non lo molla, poi ultimo tocco è proprio del numero 6 che quindi concede la rimessa laterale ai rossi di Capitan Montilli che batte corto a cercare il numero 5 Fella, passaggio per... No, il 7 è Fella, il 5 è Gervasio. Gervasio con la B di Bologna. Attenzione. Lombardi con le mani per Montilli, è l'unico che conosco. Pallone a Franco, quindi Gervasio cambia gioco per Montilli, c'è la deviazione di Borrino, anzi no, l'arbitro dice che non c'è deviazione, quindi fallo laterale per gli Let's Go, no, il Start and Play. Calcio di punizione per gli azzurri, alla battuta andrà Covino. La rincorsa di Covino in attesa del fischio dell'arbitro che arriva adesso. Covino il destro sulla barriera costituita dal solo Fella che quindi devia in fallo laterale. Pallone in avanti a cercare Borrino, buona la giocata a cercare Corrado che però non riesce a mantenere il pallone in campo, quindi ci sarà la rimessa dal fondo per Lombardi, il tocco per Montilli, quindi Gervasio, buona la finta di corpo su Corrado che ha bocca, quindi ancora Gervasio, Franco reclama il pallone, Fella non ci arriva, allontana Covino, stavolta in rimessa dal fondo, non in rimessa laterale, credo. No, rimessa laterale, alla battuta andrà al solito Capitan Covini, sbaglia però Covini il destro di Rotello che finisce in rimessa dal fondo, battuta ora da Lombardi. Quindi Franco che evita Rotello, poi Franco sbaglia il passaggio a Gervasio e quindi bravo Montilli che però sbaglia il destro, 1-0 di Rotello, ha segnato lo Start and Play. Dopo 4 minuti e 30 di gioco cambia il risultato, hanno segnato gli azzurri di Capitan Iorio. Si sblocca il risultato. Ah, tuo fratello ha fatto mai pensata. Netflix, tisana e ciaccara. Soprattutto l'ultimo. Che mi auguro per lui ci sia. Non penso tisana. Non penso tisana, vabbè. C'è il gol anche dei rosa. Intanto attenzione Montilli! No, chi è? Montilli ha segnato il gol del pari. Vincenzo Montilli per il Let's Go, sì. 1-1, pareggia subito la squadra in rosso
e intanto il vento diventa sempre più pungente. Covino, passaggio per Porrino che prova ad evitare l'altro numero 4. Ma quando non dice l'altro? Omonimo e lo stesso numero, come si dice? No, numero, come si dice? Gol di Corrado, buono il passaggio in mezzo di Rotello. Che è invece, guarda che io non so dire. Chiedere a Lorenzo Paredi magari queste cose, o si inventa un neologismo oppure lo sa veramente. 2-1 start and play, 3 gol in un minuto e mezzo. Iozzi non è, no, cognome Esposito non è contento della prestazione dei suoi. Gervasio prova ad avanzare, evita e riesce ad evitarlo, poi interviene Rotello che chiude quindi in fallo laterale. Montilli cede palla a numero 5, poi Fella, di nuovo Gervasio, quindi Franco, il sinistro in avanti, attenzione Fella, il destro che sbatte sulla schiena di Covino e c'è quindi la rimessa laterale per la squadra in rosso, battuta male però. Covino chiude, Franco interviene, Fella, Trimarco non ci riesce, aggancia Trimarco, calcio di rigore. C'è il calcio, il portiere ha agganciato la caviglia dell'avversario, ecco. Capita, c'ha la barra, vedi, proprio netto l'aggancio, un attimo solo, netto l'aggancio, un attimo solo, prende proprio la caviglia, eccolo qua, è nettissimo, è proprio il calcio di rigore netto, quindi Fella alla battuta del calcio di rigore contro Trimarco. Abito troppa gente, allontaniamoci un po', ragazzi, facciamo le calcio di rigore. Ok, arriva il fischio dell'arbitro, la rincorsa di Fella, il destro sotto la traversa di Trimarco e c'è il 2-2. Primo calcio di rigore del Crone Rec, lo ha battuto Fella dei Let's Go, batte il calcio d'inizio Rotello, pallone a Covino, quindi Porrino si ferma sul pressing di Franco che poi prova ad allargare, Porrino a cercare qualcuno sull'altra fascia, non c'è nessuno, applausi di Esposito, buono il taglio di Fella provato a servire da Gervasio, attenzione dall'altro lato, Porrino, parata di Lombardi e quindi allontana Montilli, aia, e Covino mi fa male deviando il pallone in fallo laterale. Montilli, certo, ha fatto male all'organizzatore, c'è l'esclusione dal torneo. Non c'è fallo qui di Corrado sul 7 Fella e poi pallone a Porrino che viene spintonato da Montilli, da buon difensore di esperienza Montilli ha allontanato l'attaccante avversario, poi ancora i start and play in avanti con Rotello che ci prova dalla distanza, buon destro del numero 6, Montilli poi prova un'apertura sulla destra dove c'è il solo Trimarco che poi sbaglia il passaggio a Corrado, ha servito Fella l'autore del calcio di rigore che poi spara lontano, di nuovo quindi start and play in possesso palla, buona la sponda di Rotello, poi Franco si allunga il pallone, cioè l'ultimo tocco di Franco, anzi no, l'ultimo tocco è a suo favore, fratello non ti so dire, vai sul campo e fatti dire tranquillamente dove lo sponda, grazie. Porrino, attenzione a Gervasio che fa un bello sup. Hai fatto la foto allo sup di Gervasio? No, sì, no. Dai, che ti porta a fare?
Montilli, Franco, di prima in avanti, bravissimo Covino, attento ad allontanare il pallone in fallo laterale, poi si arrabbia con i suoi Covino, che commette anche fallo poi dopo. L'abito prima mi ha detto fammi qualche foto mentre gioco che le devo inviare a un'amica. Un'amica? Ah, hai capito l'abito. Mi ha fatto fare alcune foto. Montilli dal calcio di punizione. Il destro sulla schiena di Rotello, cioè tra Rotello e Porrino sono abbastanza somiglianti fisicamente, quindi è difficile. Poi Montilli regala palla a Trimarco che rinvia lungo, tocca la recinzione superiore del campo, quindi c'è il fallo laterale per la squadra in rosso. Gervasio regala stavolta palla a Trimarco come Montilli prima. Quindi Porrino evita bene Franco, ancora Porrino, il tocco di Franco, pallone per Fella, poi provano ad allargarsi gli start and play, ma ci sono i let's go che avanzano, mette il piede Covino, Franco a bocca e c'è il calcio di punizione per i let's go. Franco alla battuta, tre falli dopo 11 minuti di gioco, punteggio di 2-2. Tra i blu e i rossi, gli azzurri e i rossi. Gervasio alla battuta, barriera composta da due che viene colpita, quindi Montilli, Franco abbracciato da Rotello, poi abbattuto da Porrino. C'è un fallo abbastanza netto. Con la tua gamba l'hai agganciata e te l'hai buttata. Ma guarda, 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 Ernè, ma è per comando, mi prendi la tracolla mia, questo là. Questo non è quarto. No, questo è il quarto. Il prossimo fallo c'è il tiro libero, mai rigore. Az vince. Franco, il destro a giro! Di poco al lato. Quindi c'è la rimessa dal fondo battuta da Trimarco. Covino. Pallone in avanti, attenzione Lombardo, palo di Lombardo e poi ancora Rotello, il destro traversa di Covino, quindi c'è il fallo laterale battuto, strettissimi i rossi che perdono palla in una posizione pericolosa per gli start and play. Rotello, pallone a cercare Covino, ma Franco interviene prima di tutto. Ma il capitano non gioca. No, per me figurati. Franco, il tocco a cercare il numero 5 Gervasio, poi i rossi perdono palla, Covino, pallone a... no, a Covino, era Corrado che ha passato il pallone, Porrino, bravissimo Gervasio e poi Montilli allontana. Bravo Rotello che nonostante la mole va via come un fuscello e poi il destro deviato, fallo di fondo per i rossi. Ernè, vai per comando, insomma la cosa, se mi chiudo anche la tracolla, non mi dire niente, aspetta cosa vuoi. Grazie, sento solo. Calcio d'angolo per gli azzurri, alla battuta c'è Corrado. Quelle pizze diventano due, calcio d'angolo direttamente tra le braccia del portiere Lombardi. Siamo al quarto d'ora del primo tempo tra Let's Go e Start and Play. No, sì. C'è la parità 2-2. C'è il fallo qui, anzi no. Ah, non è fallo, chiedo scusa. Rotello, attenzione a Porrino che sale, pallone per lui, il destro! 3-2 dei start and play, ha segnato Maurizio Porrino con il numero 4.
Peppe! E finalmente entra capitano Iorio al posto di Corrado sul gol del 3-2 per la squadra in azzurro. Ancora in rincorsa i rossi di Montilli, che ora riceve palla da Gervasio. Pallone in avanti a cercare Fella, buono il controllo, poi Trimarco in qualche modo. No, è Gervasio che era lunga. Spintonato e furbo Montilli. E quindi Franco aggancia questo pallone. Montilli rimane lì, Rotello in pressing, bravo l'anticipo di Covino, pallone per Rotello, avanza uno contro uno con Montilli che viene evitato, Rotello! 4-2, allungano le distanze gli start and play, doppietta del numero 6 Rotello che infila di sinistro il portiere Lombardi. Franco all'indietro per Montilli, il destro in avanti, chiuso però dalla difesa degli azzurri. Foto a luci rosse. Bella questa, questa la mettiamo come sfondo del torneo. Lombardo, Rotello a modi All Blacks prima, a modi Aka. Montilli, pallone ancora a preda di Montilli che si allunga sulla destra, prova il tiro che però non impensierisce il portiere Trimarco che ora si è presa la rinvio dal fondo lungo, buono qui lo stop di Rotello, allunga per Porrino il destro, alto sopra la traversa di Lombardi. Certo che Rotello e Porrino nonostante la mole insomma se la cavano piuttosto bene. Rimessa laterale per gli azzurri che sono in dominio totale in questo parziale di match. Bravo Gervasio, ma poi Rotello alla meglio, il destro alto! E quindi rimessa dal fondo per Lombardi. Ci vogliono indicazioni decise di Capitan Montilli onde evitare una goleada prima che finisca il primo tempo. D'altronde mancano appena 8 minuti. Montilli si allarga, Franco riceve palla uno contro uno con Covino che non abbucca. Fallo laterale per i rossi. Alla battuta ancora Franco, allunga, buono qui dall'altro lato a cercare Gervasio. Si allarga, Franco riceve palla, evita, ma non evita Covino che per la seconda volta devia in fallo laterale. Montilli dalla distanza prova a passare a Gervasio, ma il pallone finisce fuori. Attenzione qui, Rotello contro Franco, ancora Rotello, si ferma, calcio addosso a Franco, rimessa laterale per gli start and play. Porrino, passaggio a Rotello, ancora Rotello che in mezzo a tre fa il bello e il cattivo tempo, pallone per Porrino di punta, chiuso però dalla difesa dei rossi che però perdono palla. Attenzione, Covino, pallone non è riuscito, comunque c'è il fallo laterale, palla in movimento, l'arbitro non se ne avvede, pallone per Franco, il destro rimpallato dal onnipresente Rotello. Allontana Trimarco ma il pallone resta lì, Rotello, passaggio per Porrino in avanti, attenzione, bravo Lombardi che si che chiama presente, scusami su questa, esce Montilli stremato ed entra il numero 9 Esposito e ridono dalla panchina ignobilmente. Porrino, passaggio per Iorio in attenzione, Porrino la girata e poi cade a terra da solo. Fallo laterale. Dai, ma fa su, là. Gervasio, passaggio per Fella che però non ci arriva. Quindi fallo laterale per gli start and play che insomma, sembrano assai meglio organizzati rispetto ai rossi di Montilli. Covino il destro murato da Gervasio. State due avanti, due destro, bravo Lombardi,
E quindi prova il contropiede Franco. Pallone per Esposito di testa, Trimarco. È uscito Rotello, che ora rientra, ed esce Porrino, ma Rotello era uscito al posto di Corrado. E quindi Covino ora riceve palla. In avanti, buono lo stop di Rotello. Sono serviti pochi minuti per riposarsi. Corrado evita Franco, ma si porta però il pallone direttamente in rimessa da fondo. Aspetta a me prima di ricominciare, ma per 30 secondi di partita. Lo stavi riprendendo? No, arbitro, devi chiedere l'ok. Ma l'ha già sempre fatta, una cosa prima. Allora, io sono una cosa, io sono più lento. Lorenzo è un altro discorso. Lorenzo si è venuto a fare anche il backstage con i capitani. Ma Lorenzo è un personaggio. Fella si accentra, aia, bruttissimo passaggio. Non so se era un tiro o un passaggio, ma comunque c'era Esposito dall'altro lato che poteva essere servito. La rimessa dal fondo va battuta dalla area di rigore del portiere, altrimenti va ribattuta così come è successo. Quindi Rotello in mezzo a tre evita il primo, meglio prova ad evitare il primo, non evita un importante Franco che evita poi un altro, il sinistro di Franco, il 4-3, ha evitato credo Covino, credo, non vorrei sbagliare. Intanto c'è il 4-3, accorcia le distanze Franco, Christopher Franco si chiama, questi cazzi. Certo, sì. Era un chiaro sti cazzi. Franco ora di nuovo per lo start and play, evita anche Esposito poi in scivolata, bravissimo Corrado, pallone in mezzo, poi è buona qui la difesa di Gervasio. Tutto ok qui per il numero 8 Corrado, poi Esposito, Franco ritorna. Oh, che bel passaggio qui per Esposito. Covino, Corrado sale e passa a Rotello che fa tutto il campo, palla al piede, uno contro uno con Franco, gioca di fisico il numero 6, poi Corrado sbaglia, Franco scivola e guadagna il tiro libero, il primo del torneo, così come è stato, giusto? Primo rigore, primo tiro libero. Ha stato qualcuno nella prima partita? No, primo. Primo, ok. Quindi primo rigore battuto da Gervasio e primo tiro libero ora battuto da Christopher Franco. La ribattuta Giamba. Ragazzi, dal momento che calciamo un minuto, va bene? Vai. Franco la rincorsa, il destro, 4 pari alla fine del primo tempo. Let's go, trova il pareggio Franco. Rotello all'indietro, Covino, quindi Iorio, Corrado. Ah, siamo fatti male. Pallone per Covino, pallone in mezzo, Rotello non ci arriva, ragazzi, ma che passaggio di Corrado. Lombardi è piuttosto silenzioso, pur essendo portiere, abbastanza taciturno. No. Colpisce Rotello, Gervasio che poi lo evita, evita anche il numero 7 Covino. Attenzione, sfella il destro sul fondo. E c'è qui il fischio parziale, andiamo inevitabilmente da Rotello. Che... Rotello, non te ne andare, sto parlando con te. Senti, ma nonostante la molle, però tu e Porrino correte, giocate di fisico, giocate di dribbling, giocate di fino, siete allenati, avete fatto un precampionato prima di iniziare. Andiamo sul fisico.
siamo un po' pesanti, allora bisogna giocare con i fisici. Però voglio dire, siete anche il movimento c'è, un po' di movimento c'è, ancora. Buon intervallo. Grazie. Ricomincia il secondo tempo tra Let's Go e Start and Play, il punteggio è fermo sul 4 pari per ambo le squadre, migliori in campo indubbiamente Rotello da un lato e Franco dall'altro, che grazie alle loro doppiette hanno deciso il risultato parziale. Si ricomincia con un calcio d'angolo per gli Start and Play. La battuta c'è, Corrado a vuoto, Porrino, fallo laterale, Montilli, pallone ricevuto da Gervasio, allarga per Iorio, si gira e tocca per Gervasio, calcia il pallone Corrado, poi recupera Franco, il destro di Franco dalla distanza, calcio d'angolo per i rossi. Rimarco ora restituisce palla, alla battuta c'è Franco, ripeto, autore di una doppietta, avanza Montilli, il pallone per lui, tiro di Montilli, pallone che finisce su Trimarco, poi Franco, bravo Porrino che allontana, quindi, mamma mia, il destro di Gervasio dalla distanza, finisce ora in fallo laterale dopo la deviazione, il pallone che viene ricevuto, o meglio, provava ad essere ricevuto da Enzo Montilli. Corrado, guadagna il fallo, calcio di punizione battuto Corrado su Porrino, attenzione ragazzi, al lato di un soffio della porta di Lombardo, che ora passa morbido per Franco, che evita Covino ma non evita Corrado. Franco, brutto cliente per la difesa dei rossi, dei blu. Montilli, Lombardi, Gervasio. Attenzione a Rotello che era lì, poi Lombardi allontana direttamente dall'altro lato dove c'è Trimarco. Porrino contro Montilli, alla meglio il numero 4 dei blu che prova il destro e finisce sul fondo. Lombardi, 4 a 4, ognuno suo. Montilli, Franco, buono l'aggancio, si gira, c'è vicino a lui Fell, ma poi Montilli ha provato con un braccio senza riuscirci. Trimarco, attenzione, contropiede, 3 contro 2, Rotello si allarga, evita Franco, Rotello sul fondo, ce l'ha Corrado però lì, Lombardi, la rimessa dal fondo lunga a cercare però Montilli, Iorio, chiedo scusa, che però non può arrivarci, quindi Corrado, Rotello, forse con un braccio Gervasio, non se ne accorge l'arbitro. Franco! Alto il sinistro del numero 4 dei rossi. Incredibile gol sbagliato di Franco. Questa cosa magari macchierà l'economia del risultato finale. Buono intanto il passaggio di Corrado a cercare Porrino, a cercare, chiedo scusa, Rotello, poi il destro di Gervasio addosso a Corrado che guadagna quindi il fallo laterale numero 5 dei rossi, battuto adesso Iorio, gioca di fisico, ruba palla però Covino, attenzione Rotello, c'è una prateria, il destro, bravissimo Lombardi, e quindi Porrino, ultimo uomo, ruba palla dall'altro lato, Franco in mezzo, c'è Iorio, il sinistro, ribaltano il risultato i rossi e fanno 5-4. Ci vuole l'uomo d'ordine, vai Alpe, vai, io 50 da chi fa gol. Dai, dai, Rotello, Covino sale, riceve Porrino, buona,
Fallo laterale. Porrino alla battuta, il cross di testa allontana Iorio. Bravo, attenzione a Corrado che poi recupera. C'era un Franco in agguato che ora recupera palla, si avvicina a Montilli. Franco, il destro trimarco, attento, che deve in fallo laterale. La finta di Franco, si avvicina Gervasio, tunnel di Franco non apprezzato dai suoi compagni di squadra. Due contro due. Bravo Rotello, il destro sul fondo, c'era Porrino lì, c'era anche Covino lì vicino. Lombardi, rinvio lungo, Franco non ci arriva, rimessa dal fondo, tanto Fella incoraggia i suoi. Bravo Rotello a rubare palla. Porrino, lo stop, il dribbling, il sinistro palo e poi Rotello, gol del pari, 5-5, tripletta di Rotello. 50 euro messo. L'hai detto, eh? Montilli, Iorio, si fa vedere Franco, buono qui l'anticipo di Covino che poi cede palla a Rotello, onnipresente Covino, Rotello bravissimo, il numero 5, ah, come la si chiama? Iorio, scusami, 50 euro almeno, in meno. Esce Iorio, forse esce Esposito ed entra Fella, entra Iozzi all'esordio al Corone Rec ed entra ed esce, chiedo scusa, il numero 5 Gervasio. Franco, tanto Iozzi si aggiusta i lacci, è stato tanto tempo in panchina, si aggiusta adesso. Fallo laterale per i rossi, bravo e furbo Montilli, si fa vedere Iozzi, lo stop di Iozzi, pallone a cercare Fella, poi Franco recupera, due su di lui, Franco guadagna fallo. Iorio intanto lascia giocare Covino. Calcio di punizione per gli start and play, alla battuta c'è Capitan Montilli. Voglio ragione, è la prima giornata. Let's go, il destro! Bravo Trimarco, attento, che devi, in fallo laterale. Fella. Franco non ci arriva. Chi è Giambattista? Grazie ragazzi. No, proprio perché Giambattista proprio non... Rotello, brutto fallo qui. Ecco qua. Fallo di Montilli. Rotello si posiziona sulla barriera. Il furbo Franco. Calcio di punizione per gli azzurri. Rotello alla battuta. Rotello, il destro sulla barriera che poi può ripartire con Fella, si allarga Franco, ancora Fella in possesso palla, pallone per Franco, 3 contro 2, si avvicina Montilli ma Franco fa tutto da solo, poi attenzione fallo su Franco, bravissimo Franco, furbo a guadagnare il fallo. Calcio di punizione per la squadra in rosso. Questa cosa colorano la telecronaca, quindi vanno bene. Certo. La faccia a casa.
da. Alla battuta c'è Franco. Il destro sulla barriera e poi gol! Tripletta di Franco, 6-5. 6-5, ancora Lenzico in vantaggio. Intanto esce Corrado ed entra Iorio a dare peso nella sua squadra. Rotello, non ci arriva né Porrino né Iorio. In avanti Trimarco, parata facile. Iorio, Covino, Rotello, poi Fella in chiusura su Iorio. Fallo laterale per gli azzurri, per i rossi, scusa. Montilli, Trimarco in avanti di testa Iozzi, poi perde l'uomo Rotello, bravo qui Montilli in chiusura, quindi Rotello dal fallo laterale, calcio addosso a Montilli, non c'è la ammonizione, anzi sì, c'è il calcio di punizione, non so se c'è la ammonizione. Ma c'è Gitt, falli venire qua, ma chi su? Chi su? Chi lui là? Franco, buona qui la Veronica su Iorio, il destro di Franco! Bellissimo gol di Franco, poker 6-4. Peppe! Peppe! No, è 7-6. Chi è che mi doveva pagare? Scusami. Però sta secondo te? Lui gli fa fallo, lui gli fa fallo. Ma chi? Tu? Avete qua questo. Vieni qua. Ragazzi, scusate, siete voi che mi dovete pagare? E dove sta l'altro socio? Tu? Ok. Comunque, potevi tranquillamente entrare. La prossima volta stai tranquillo, puoi entrare. Allora, 7-6 il punteggio, chiedo scusa, c'è stato un po' di confusione, Franco ancora, 8-6. Ragazzi, scusate, supernova, uno di supernova. C'è un Christopher di fuoco stasera, in mezzo al campo, cazzo! Vabbè, era un po' prima, Fagli fare zero, questi qua, Christopher! Iorio, immagina fisica. Chiuso da Iozzi, pallone che finisce in fallo laterale, alla battuta Iorio, il sinistro in avanti per Rotello, pallone che però finisce sulla rimessa dal fondo, Lombardi con calma si appressa a Rivio che però sbaglia qui all'indirizzo di Fella, quindi fallo laterale alla battuta Corrado. Rotello lamenta una spinta, Iozzi sbaglia, Iozzi, fallo laterale per gli azzurri, quindi
Corrado, il destro chiuso da Montilli e poi c'è il fallo qui di Montilli, eh. Calcio di punizione. Ragazzi, scusate, uno di Supernova c'ha la quota di uno che ha giocato, una delle due squadre che ha giocato alle 8, non lo so. Non lo so, io mo sono arrivato. Uno di Supernova, me lo fate venire, sicuramente lo conoscete più di me. No, perché che te fai? Ma che sarà la quota? Ah, la tua, la quota tua! Mi fate sta gentilezza, ragazzi. Non lo conosco, io sono arrivato. Rotello alla battuta di questo calcio di punizione, destro di punta che finisce sul fondo, e approfittiamo per fare il change. Lombardo, buono l'aggancio, il sinistro, ragazzi, che parata di Trimarco, eh. Calcio d'angolo. Che minuto siamo? Fallo laterale, siamo al quarto d'ora del secondo tempo, il punteggio è di 8 a 6 per i Let's Go. No! Ora buono! Arriva Fella! Uno dietro! Tri dietro, Cri! La Fella di te! Ah? I pastini! Occhio! Bravo Rotello! A deludere il numero 8, ragazzi! Ma che parata di Lombardi! Top parata, questa! Destro, bravo ancora Lombardi! Ragazzi, complimenti a Lombardi, due paratone incredibili. Iorio aggancia il rinvio, esce Iozzi ed entra Francesco Gervasio. C'è larghissimo Franco, ancora Gervasio, chiuso però da Corrado, recupera Rotello che evita il numero 6 Montilli, ancora Rotello, ora la battuta del fallo laterale, si avvicina e riceve Corrado, ancora Corrado, chiusura, Rotello, 8 a 7, si picchiano Rotello e vabbè, Gervasio. È uscito Iorio ed è rientrato Porrino. Iorio vuole, Esposito vuole entrare. Fella, Montilli di prima alla in avanti a cercare Fella, che però è ben controllato da Covino. Trimarco, rinvio lungo. Porrino l'appoggio ma non riesce. Quindi Gervasio recupera Fella, poi attenzione c'è un fallo per i rossi. Rivalità tra uffici, possiamo dire. Forza! Non hai chiamato Montilli per Franco! Un fulmine di Franco, 9 a 7! Ragazzi, Franco micidiale. Primo tempo un po' in salita, ma poi ragazzi, il secondo tempo incredibile. Ancora Franco ora. Commette fallo e si arrabbia Corrado che viene ammonito. E beh, abbastanza palese l'ammonizione. Si arrabbia, allontana il pallone, il fallo è il suo. Covino. Ci posso, fai tutto tu, fai tutta la curva, vai. Calcio di punizione di Corrado e di Covino, chiedo scusa. Arbitro
tempo, tempo. Usciamo, usciamo. Bravo Rotello. Pallone in mezzo, Corrado, paratona di Lombardi e poi Covino, parata da Lombardi e poi Rotello, Corrado, mamma mia ragazzi, che difesa del Let's Go! Calcio d'angolo, attenzione! Porrino, Montilli, ancora Porrino, Montilli, fallo di Montilli, calcio di punizione. Iorio, ma se senti, c'è... Attenzione, bravissimo Lombardi, attentissimo! Senti, ma c'è rivalità tra uffici, diciamo, eh. Il tacco buono qui, poi pallone in avanti di Gervasio. Trimarco con le mani. Rinvio lungo di Trimarco. La buono lo stop di Covino, uno contro uno con Gervasio. Si avvicina anche Franco, cambia gioco, Porrino, il pallone per Rotello! Si molla Gervasio che deve in fallo laterale, mancano 5 minuti alla fine della partita, Let's Go vincono 8-7. Ancora Rotello, il tacco per Corrado, Lombardi ancora porta avuta, Montilli di testa lontana e poi fallo laterale di Fella. Calcio Angelica. Angelica dai calci, Rotella! Rotello, anzi, Lombardi. Calcio d'angolo, Corrado. Pallone per Covino. Attaccano in massa gli azzurri, il destro alto di Covino. Siamo al 21esimo, 4 minuti. Di petto Covino, Porrino. Rotello, ragazzi, che difesa dei Let's Go, eh. E poi attenzione, Fella, c'è Franco libero, pallone per lui, il destro di Franco, ennesimo gol del numero 4, 9-6. Come forte Christopher Franco, ragazzi. Covino, Corrado, attenzione Rotello, Porrino alle stelle il destro e qui c'è una deputazione importante dello strano. Rinvio lungo di Lombardi, bravo Covino di testa, bravo Gervasio di testa, Franco, buona qui la chiusura di Corrado, di Covino, anzi. Poi Franco, il tacco per Gervasio, il destro, Franco, 10-6. Ma perché non siamo spuntati? Che Christopher, cazzo! Rotello. Chiuso Rotello. Si sono ricompattati i rossi durante il secondo tempo. Il fallo qui di Rotello, credo. No, fallo laterale. Porrino, palo di testa Porrino e poi il gol di Corrado che appoggia in rete, 10-7. All'indietro Porrino per Trimarco, poco impiegato con i piedi, la gira per Rotello che fa tutto da solo, il sinistro, attenzione gol, attenzione ragazzi che gol di Rotello, 10-8, arbitro 10-8, arbitro, ragazzi da questo momento 2 minuti, arbitro 10-8, 10-8. Quanti recupero devi dare, arbitro?
Franco, ne evita due, prova ad evitare anche il terzo, che è Rotello che commette fallo. Calcio di punizione per il Let's Go. Rotello si arrabbia con l'arbitro. Peccato però, brutta caduta di stile di Rotello, che continua. Mantilli. Franco, il destro sulla barriera, fallo laterale per il Let's Go. Altro recupero, metti a terra, 1, 2, va bene, 3. Oh, che destro di... Vai! Trimarco, rinvio lunghissimo. Fallo qui di Gervasio, calcio di punizione per il Let's Go di Start and Play. Anzi, brutto sguardo di Corrado qui all'indirizzo di Gervasio. Battuta, va. Iorio, troppo vivace. No, è la prima e il quarto, ragazzi. Ah no, c'è il tiro libero alla battuta, quindi credo Rotello. Rotello contro Lombardi. Rotello, il destro, Lombardi la tocca, ma il pallone finisce in rete. Siamo 11-10. Mi si è fatto male, è puti mio qua. Ti faccio guardare l'orologio, ok? Se riesci a vedere che ti sia, ho ragione o torto, capità? Ho ragione o torto, capità? Ci sei, perché? Marco, rinvio lungo di testa per Rotello, bravo Montilli. Calcio di punizione di seconda e c'è l'ammonizione per Montilli. Capita, esci. Saluto amico, chiama Trimarco in aria. Rimessa laterale per il Let's Go. Calcia in avanti, attenzione Fella, ottimo lo stop, il destro e chiude la partita Fella sul 12-10 per il Let's Go contro gli Start and Play. Bravissimi gli uomini di Montilli. Capitano, prima partita, prima vittoria, non male. Abbastanza sudata, due squadre equilibrate, molto equilibrate. Senti, ma c'è rivalità un po' tra gli uffici? Molto. Gli azzurri si è visto, molta. Complimenti a Let's Go.